Amici, amici tifosi del Napoli, buon pomeriggio e buone feste fatte da TV Luna e da Carlo Alvino. E ben arrivati all'appuntamento del martedì con pane al pane e vino al vino. L'appuntamento ormai che è diventato di consuetudine, dove i protagonisti siete voi, amici tifosi del Napoli. Passano le settimane, si avvicina la data del 3 di maggio, ovvero la finale di Coppa Italia con la Fiorentina all'Olimpico, ed è questo il vero grande obiettivo di questo finale di stagione, fermo restando che il terzo posto ormai è acquisito, 10 punti di vantaggio sulla Fiorentina, 4 partite dalla fine del torneo danno al Napoli l'aritmetica certezza, insomma, del terzo posto, quindi dei preliminari di Champions League. Napoli che torna in Champions negli ultimi 5 campionati, pensate un po', il Napoli 5 volte consecutivamente si è qualificato per competizioni europee. Credo che nessun altro club è riuscito a fare altrettanto, o comunque sono pochi sicuramente i club in Italia che hanno fatto come il Napoli 5 qualificazioni europee di seguito, a testimonianza che il progetto Napoli esiste, il progetto Napoli è reale e che i risultati, sempre e solo i risultati, smentiscono quelli che fanno previsioni catastrofiche, quelli che più comunemente mi diverte chiamarli gufi, cornacchie e civette. Chissà questa Santa Pasqua come l'hanno trascorsa questi anti-Napoli, ma comunque poco ci interessa. Guardiamo a sabato ad Inter-Napoli, ma soprattutto all'altro sabato con la finale di Coppa Italia. E allora, ho parlato tanto, ho parlato troppo, pane al pane, vino al vino è la trasmissione dei tifosi del Napoli che possono tranquillamente dire quello che vogliono, in maniera sempre civile come amiamo farvi noi qui a TV Luna. E allora diamo il via 081 554 74 70 per la diretta telefonica, 368 72 54 495 per i vostri messaggini, una volta così si chiamavano, adesso poi invece sono per tutti diventati SMS. E allora diamo il via alle telefonate. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, buonasera Carlo, sono Melania dal Fosco Garibaldi. Buonasera Melania. Innanzitutto auguri posticipati della Pasqua, che non sono riuscita proprio a pigliare la linea in questi giorni. Vabbè, tanti auguri anche da parte mia. Ok, a tutto lo staff e a tutto TV Luna. Grazie. Un'altra cosa, io vorrei soltanto, quello che tu hai detto è tutto giusto, però io vorrei che i tifosi, oltre a non essere gufi, avessero un po' gli occhi un po' più aperti, perché io ringrazio sempre il signor Mimmo di Capodimonte, che lui ha una tesi in testa e spero che abbia successo con quello che lui dice. E vorrei sapere una cosa, perché non guardano più in là? Perché noi siamo stati super penalizzati, non per fare vittimismo, ma solo per vedere, insomma, la realtà in faccia. Il Napoli potrebbe avere due squadre contemporaneamente, Barcellona e Real Madrid, finché quel palazzo là non decide che si devono smettere certi, cioè tu mi capisci, non voglio andare oltre, il Napoli non vincerà mai niente. Quindi è inutile che se la pigliano con Benitez, se la pigliano con De Laurentiis, se la pigliano con te, con il direttore Angelo, pagati da De Laurentiis, stipendiati da De Laurentiis, no, cioè vorrei che andassero più in là. Delle loro convinzioni, che se bastano un pareggio subito se la pigliano con Napoli, con Benitez deve andare via, ma non capiscono che se Benitez va via veramente si ritroveranno in Serie C o in Serie B, questo non lo capiscono. Io perché attualmente non dico un allenatore italiano, ma chi c'è come allenatore italiano?
Ma lasciamo perdere queste chiacchiere. Ah, ecco, e allora facessero i tifosi e basta. E infatti, infatti. Perché io sono disgustata delle volte quando sento certe affermazioni, non lo so, e non guardano più in là del loro naso. Basta che criticano della Ventis, Benitez, non lo so, più di questo non sanno guardare. Scusami dello sfogo, ma non ce la facevo più perché è da sabato che a giocare il Napoli e insomma, non lo so, ha pareggiato, pazienza. Va bene, va bene. Però ecco, noi vorrebbero, a me mi piace quando vorrebbero un allenatore come Conte. Ma che meglio se dovessi avere un allenatore come Conte, preferirei veramente non vincere mai niente, anziché avere quell'allenatore. E ho detto tutto. Va bene. Grazie. Ciao Melania, ciao, di nuovo tantissimi auguri. Fa piacere sentire telefonate del genere. Va bene, avete iniziato anche a messaggiare, avete iniziato con i vostri SMS, allora mi sembra giusto iniziare a leggere qualche messaggino. Carlo, non pensi che se continuiamo a giocare così rischiamo di perdere la finale? Me lo chiede Sciacchitano da Pompei. Effettivamente. Il Napoli che abbiamo visto a Udine, ma anche precedentemente, non è un Napoli che ci ha soddisfatto, però attenzione, è un Napoli che in campionato ormai ha veramente pochissimi stimoli. E quindi guardiamo ad un Napoli che sicuramente saprà giocare la finale ad altissimo livello, come quando quest'anno è stato chiamato a giocare partite importanti. Poi ci avviamo ad un finale di stagione noioso e insignificante. Dopo la finale di Coppa Italia i nazionali smetteranno di giocare per evitare infortuni. A Benitez suggerisco di attuare un ampissimo turnover, puntare insomma sulle riserve per non andare incontro a delle figuracce. Sei d'accordo Carlo? Lo scrive Piero. Beh, figuracce proprio no, comunque è ovvio che ci sarà un turnover assolutamente importante, un avvicendamento, chiamiamolo così, usiamo i termini italiani, un avvicendamento assolutamente importante, senza alcun dubbio. Poi troppi gufi, questo Napoli va sostenuto, me lo chiede Enzo. Enzo chiede di sostenere il Napoli. Complimenti Carlo per la trasmissione, mi spieghi perché difendi Benitez, è un bluff, è come Ponzio Pilato, con 110 milioni compravamo tutta la Juve, voglio Spalletti. Lo leggo il messaggio proprio perché questa trasmissione, così come dice il titolo, pane al pane e vino al vino, ognuno è libero di dire quello che vuole. Tu l'hai scritto in maniera corretta e civile, io mi permetto di non essere d'accordo. Torno al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, signor Albino? Eccoci qua, buonasera a lei. Ecco, buonasera. Io vorrei sapere una cortesia gentilmente, lei lo deve dire, bello, come si dice a Napoli, schiattosamente. Sì. Lei e il signor Pampalea, non so come si chiama, sì, ma siete pagati effettivamente dal presidente del Napoli? Certo. Sì o no? Sì, non sì. Lei lo dica schiattosamente. Siamo pagati, io prendo 4.000 euro al mese dal Napoli, 4.000 euro, le voglio a settimana, no scusate ho sbagliato, a settimana, 4.000 euro a settimana. Ma veramente? Certo, il sabato pomeriggio io vado, come fanno nell'Indelsalumeri, faccio ragazzi bottega, vado a Castelvolturno e mi danno 4.000 euro a settimana, tutti da 50 euro, contanti. E non è poco? Sì, è pochissimo, ma io valgo poco, e quindi io valgo poco e lei vale meno, e lei vale meno di me, Io non ci credevo a questa cosa, effettivamente. No, io non ci ho mai creduto, ho chiamato a essere sicuro. No, è sicuro. Comunque io nemmeno ci credo, però. No, 4.000 euro a settimana. 4.000 euro a settimana. Il sabato pomeriggio vado a ritirare. Va bene. Arrivederci, ecco qua. Io rido per non piangere, perché ad una telefonata del genere veramente c'è da rimanere sbigottiti, trasecolati. Perché? Posso immaginare che c'è qualcuno che ovviamente non ha piacere che io dica certe cose, e mi riferisco ai professori del Piffero, ai critici anti-Napoli per professione, a quelli che criticano per interesse personale, e quindi tutta questa pletora, tutta questa gentaglia che fomenta una parte della tifoseria contro Benitez, contro i calciatori e il presidente, non sta bene quello che dico io, perché io dico la verità, e allora evidentemente a questa gentaglia la verità non sta bene, e allora fanno partire queste telefonate. A queste telefonate io rispondo con
con ironia, perché l'ironia è l'arma migliore che abbiamo a disposizione. E quindi ironicamente ho risposto al signore prima al telefono dicendo una cosa che però è la sacrosanta verità: io valgo poco, chi ha telefonato vale meno di me. Torno al telefono, pronto? 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 Sì, buonasera. Pronto? Eccoci qua, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ecco, buonasera, io sono tifosa del Napoli e sono d'accordo con la tua teoria, Carlo. Signora, devi abbassare il volume del televisore e parlare col telefono, altrimenti non... Il volume del televisore. Allora, io sono d'accordo con la tua teoria, Carlo. Sì. Io sono sicura che con Napoli di Benitez vinceremo, perché questo è un progetto vincente. La squadra sta rispondendo bene e abbiamo dei giocatori che l'anno prossimo possono veramente fare la differenza in campo. Quindi io sono con te, Carlo. Grande, grazie, grazie infinite, grazie infinite. Con te e sei bravissimo, noi ci seguiamo sempre, noi ci teniamo da fuori Napoli. Grazie infinite, buona serata, va bene. Grazie. Bello, bello sentire queste telefonate di grande passione e di grande calore. Torno al mio telefonino, vediamo un po' cosa dicono, cosa scrivono, per meglio dire, i tifosi del Napoli. Paradosso, i tifosi che bistrattano il nostro Napoli sono in gran parte abitanti di Napoli e questo la dice lunga. Arcangelo da Ponte Cagnano, effettivamente è un paradosso. Carlo, vedo l'esigenza di un regista come Pizarro, che ne pensi? Non obbligatoriamente, ma un giocatore capace di impostare quello senza alcun dubbio. Carlo, non pensi che Insigne abbia deluso e che per l'anno prossimo si debba puntare su Mertens per l'intero campionato e non a Singhiozzo come quest'anno? Dico che non ha deluso Lorenzo Insigne, perché noi facciamo una valutazione rispetto a quelli che sono i gol realizzati, allora sono pochi, ma non ha deluso per quello che chiedeva tatticamente Rafa Benitez al giovanotto di Frattamaggiore. Quest'anno ha giocato in un ruolo che non conosceva Insigne, un ruolo che chiede un dispendio di energie straordinario. Questo dispendio di energie a volte ti fa perdere la lucidità sotto porta ed è accaduto evidentemente con Lorenzo, che talvolta si è anche poi intestardito a cercare a tutti i costi il gol bello, il bel gol. Quindi non credo sia assolutamente una delusione il campionato di Insigne. Nello stesso tempo credo che Mertens, che al pari di Callejón è la vera sorpresa di questa stagione, forse avrebbe meritato qualche partita in più da titolare. Comunque buon per il Napoli, che si può permettere in rosa giocatori bravi come Mertens e Insigne. Torno al telefono, pronto? Signor Vino? Sì, buonasera. Salve, sono Michele da Marano. Sì, buonasera signor Michele. Allora, premesso che sono un tifosissimo del Napoli, sì, però vorrei un pochettino correggere il tiro che lei ha usato con il telespettatore precedente a questa telefonata. Sì. Dicendo, cioè, lui giustamente ha fatto un'accusa forte nei suoi riguardi. E io ho risposto nella stessa maniera. E lei forse l'ha fatto ugualmente, dicendo che lei, che il telespettatore forse era da meno di lei, non mi ricordo come le parole. Le ripeto. Giusto? Le ripeto le parole. Ho detto io, Carlo Alvino, valgo. Non valgo niente? Io valgo poco. Valgo chi, poco. A telefono vale meno di me la persona. Vabbè, che ha chiamato. Lei è una persona intelligente, non mi aspettavo che lei avrebbe risposto in questo e modo. E per quale motivo non dovevo rispondere a questa lei provocazione? Forse, allora, io la seguo molto, lei è una persona molto competente. La ringrazio. Però a volte noto che lei parla molto, molto da tifoso. Forse certo. Lei non si rende conto. No, io mi rendo conto. Ecco perché da Ale. E le posso dire una cosa? Lei mi sta facendo un complimento, perché io sono orgogliosamente tifoso del Napoli. Quindi quando lei mi dice lei parla troppo da tifoso, lei mi fa un complimento che per me è vita, perché io orgogliosamente rivendico il mio ruolo di tifoso del Napoli. Tifoso è una bella parola, non è una parola che dobbiamo mettere accanto e mettere da parte. Noi dobbiamo essere felici quando sentiamo dire lei
o tu sei tifoso del Napoli. Per me è un grande complimento, è un orgoglio che io porto in giro in Italia e in Europa, la bandiera di tifoso del Napoli. Io sono contento di quello che mi sta dicendo. Mi dispiace, è caduto, no? Che peccato. No, sto qua. Eccoci qua. No, non sono caduto, sto qua. Perfetto. Ho capito, però a volte lei rappresenta una figura televisiva. Sì. Lei è una persona intelligente e competentissima. Io la ringrazio. Però rispondere in un certo modo, perché si sa che ognuno insomma ha i suoi dubbi, però le assicuro che anche lei, il direttore, vedendola parlare come parla con alcune partite del Napoli, ecco il tifoso, secondo me. Essere obiettivo a dire che un Napoli è una chiava con quando gioca male. Ma scusa, va bene, mi sono spiegato. Invece lei e anche il direttore si sofferma sempre ad elogiare e da arrivare a queste persone a fare cattivi pensieri. Allora, anche se non si dovrebbe proprio dire, per la forma di rispetto nei vostri sguardi. Allora, questo è quello che volevo dire. Il discorso è chiarissimo, però evidentemente le è sfuggito a lei e magari a chi ha telefonato prima che quando il Napoli quest'anno ha giocato male e diverse volte ha giocato male, i primi a criticare il Napoli siamo stati noi. Però fermo restando che bisogna, proprio perché abbiamo un ruolo diverso rispetto al tifoso, bisogna andare al di là del risultato, quindi si critica il Napoli per la prestazione, ma si cerca di fare un discorso un po' ad ampio raggio. Quindi noi, come la partita di Udine per esempio, a me non è piaciuto il Napoli, è stato un Napoli scadente, però facciamo una valutazione che va al di là del risultato e rendiamoci conto che era una partita che non valeva un fico secco e quindi in campo il Napoli non è sceso con la giusta determinazione. Queste sono le considerazioni che si fanno, ma non però si cerca di mascherare. Lei si mette anche nei panni del tifoso più di lei, che lei è un giornalista ed è una persona intelligente, si mette nei panni del tifoso e capisce la parola tifoso. Vedere delle prestazioni da subito alide dei mali pensieri, dalle mali ma chi ci sta dentro come lei è una persona competente, perché si vede la come parla, però a volte lei forse non si rende conto, ha degli atteggiamenti e dei modi di proporsi verso il Napoli che io non lo crederei mai, neanche se lo vedrei da lei mi chiederebbe quattro, anzi se casomai vengo con lei a pigliarsi 4.000 euro al giorno, alla settimana, non ho capito. Però ci sono dei momenti che comunque calcate troppo e questa è la comunque verità. No? Complimenti, grazie. Bocca al lupo e forza Napoli. Sempre solo forza. E non facciamo sangue fracido che non incolorati, non contano. Arrivederci. Un abbraccio, ciao. Arrivederci. Vedi, però ecco, voglio dire, c'è telefonata e telefonata. La sua telefonata è una telefonata che io apprezzo veramente, perché è una telefonata pur stigmatizzando un certo comportamento, per una telefonata ironica, una telefonata di complimento, una telefonata che ci sta pure, il confronto dialettico. Allora, queste sono le telefonate che fa piacere sentire, fermo restando che, ripeto, noi perché abbiamo creato questa trasmissione? Per dare sfogo a tutti, in maniera civile e corretta, di poter dire le cose che si pensano sul Napoli. La telefonata di prima, quella è una telefonata un po' a rompere il pasticciotto, come si suol dire. Io auspico tante telefonate come quella fatta poc'anzi dal nostro amico. Va bene, andiamo avanti, ancora al telefono, pronto? Ciao Carlo, sono Enzo. Enzo, buonasera, eccoci qua. Niente, io volevo fare alcune considerazioni. Si sta creando un'aria troppo negativa nell'ambiente. Io sto leggendo di questi casi, Berami, Insigne deve andare via, Amsic se ne va, Benitez se ne va, a questo punto mandiamo via pure Guain e Caglione e ce ne andiamo a casa. Io vedo che si sta esagerando un pochino e questo clima non fa altro che avvantaggiare la squadra avversaria che dobbiamo affrontare in Coppa. Io credo che in questo momento il Napoli ha bisogno del nostro supporto e penso che tu la pensi alla stessa maniera. Quindi questo ti volevo sapere una tua opinione su questo. E poi un altro fatto sulla Coppa. Io non capisco, in Francia vincono la Coppa e festeggiano, il Real Madrid ha vinto la Coppa Nazionale e festeggia, non capisco perché Napoli-Fiorentina deve passare come una coppetta piccolina e se c'erano in finale i non colorati e l'altra squadra di Roma era una super finale, invece c'è il Napoli, se la vince è una coppetta, se la perde è una coppetta, ma non scherziamo, siamo vicini a Napoli di Benitez e sosteniamo i ragazzi.
Ok, ciao Enzo. Ciao, ciao, ciao. Allora parto subito dall'ultima considerazione. La Coppa Nazionale si festeggia in tutti i paesi, si festeggia in tutte le nazioni. Stiamo vedendo le varie finali, tutti festeggiano e tutti danno il giusto significato alla Coppa. In Italia evidentemente chi aveva preparato, chi aveva sistemato il tavolo per una finale diversa è rimasto male. Non c'è la Roma, non c'è la Juve, non c'è l'Inter, non c'è il Milan. Guarda caso ci sono Napoli e Fiorentina, ma nonostante tutto questa è una grande finale di Coppa Italia, l'Olimpico sarà completamente esaurito. A tal proposito oggi tutti e 29.000 biglietti a disposizione dei tifosi del Napoli sono stati venduti, non ce ne sono più, 22.000 sono invece i biglietti in mano ai sostenitori della Fiorentina, 5.000 i biglietti che saranno gestiti direttamente dalla Lega Calcio. Grande interesse dal punto di vista del pubblico, adesso tocca a noi dare il giusto significato a questa Coppa Italia. Speriamo che il Napoli la vinca, perché è una coppa, non è una coppetta. Sul fatto che in questo momento stiano venendo fuori troppe voci destabilizzanti, bisogna solo non correre dietro a queste voci, non alimentarle, perché chi alimenta queste voci destabilizzanti non vuole il bene del Napoli. Si è partiti con il malumore tra Inler e Berami, si è continuato con Insigne che è nel mirino dei club inglesi, con Benitez che potrebbe ritornare in Premier League. Insomma, adesso bisogna fare come fa il cavallo in prossimità dell'arrivo, col paraocchi, non guarda né a destra né a sinistra, ma guarda dritto il traguardo. Il vero tifoso del Napoli in questo momento si tappa le orecchie, col paraocchi guarda il traguardo. Sabato 3 maggio, finale di Coppa Italia, perché noi veri tifosi del Napoli abbiamo in mente già la foto, Mare Kamsic con le braccia al cielo, con la Coppa Italia tra le mani. Torno al telefono, pronto? Pronto Carlo, buonasera, sono Mimmo da Capo di Monte. Mimmo carissimo, eccoci qua, che piacere sentirti, buone feste fatte. Anche a te e un saluto affettuoso anche alla signora Amalia che si ricorda sempre infatti di chiamarmi e di citarmi. Però io, questo è frutto di una cinquantina di campionati che ho visto e ho seguito. E quando io voglio dire a tutte quelle persone che chiamano dicendo tutte quelle cose lì, loro devono sapere che quando accendono il televisore e vedono i personaggi dovrebbero sapere chi è quella persona che sta parlando, che storia ha alle spalle, sia come giornalista sia, e magari se faceva l'opinionista, in quale squadra giocava, che comportamento aveva. Se avesse presente tutte quante, avessero presente queste cose, non ci sarebbe assolutamente, perché se io sento Mauro so benissimo a chi sto ascoltando, so benissimo che personaggio e lo valuto rispetto a quello che è stato i suoi 30 anni trascorsi precedentemente. Tutto qui, basta fermarsi qua. Però io ti prego di darmi l'email con la quale io ho fatto e sto mandando a tutte le redazioni e consegno anche personalmente un decalogo per restituire legalità e credibilità al calcio italiano. Queste 10 regole fondamentali in questo momento fanno sì di impegnare tutti i giornalisti napoletani, tutti indistintamente, a vedere praticamente chi veramente fa il bene del Napoli. Magari la gente sapesse perché si è accorpato Corriere dello Sport e Tutto Sport, perché sta solo un editore solo, perché ci sta questo atteggiamento. E allora se mi permetti, e ringrazio tutti gli altri che mi ascoltano, brevissimamente, così sintetizzo questi 10 punti che sono fondamentali per noi. Primo, autonomia totale dell'AIA dalla FIGC. Secondo, sorteggio integrale per designare in tutte le partite i direttori di gare, tenendo conto solo delle regioni di provenienza. Terzo, sorteggio integrale del calendario senza nessuna testa di serie, avviene in molti paesi europei. Autonomia, quarto, autonomia totale dell'organo di giustizia sportiva dal contesto federale. Cinque, utilizzare una sola regia televisiva per tutte le gare ufficiali e revisione della norma per l'utilizzo delle stesse per eventuali provvedimenti disciplinari. Sei, ripristinare le regole sulla responsabilità oggettiva delle società. Sette, evitare qualunque modifica al regolamento e campionato in corso, come quest'anno è avvenuto per il razzismo territoriale. 8. Introdurre reato amministrativo per tutti coloro che mediaticamente istigano all'odio razziale.
9, istituzione di un ente completamente, questo è il più importante, istituzione di un ente completamente autonomo per tutti i controlli antidoping, soprattutto obbligatorio quello del sangue, possibilmente guidato da un ex magistrato, io proporrei Guariniello. Ultimo, decimo, mettere in pratica il fair play finanziario, tanto sbandierato in questi anni. Questi 10 punti dovrebbero essere una cartina di tornasole per tutti i giornalisti che vogliono bene al Napoli, che facciano con la schiena dritta il loro dovere, perché al comprare i giocatori ci vuole una vita, ci vuole i soldi, ci vuole tutto, ma a dettare le regole, che queste 10 non sono rispettate in questo paese, ecco perché il calcio italiano è morto. Grazie Mimmo, grazie sempre per le tue puntualizzazioni, buona serata, questo dunque il decalogo per un calcio nuovo. Adesso abbiamo un pizzico di pubblicità, poi di nuovo insieme con Pane al Pane e Vino al Vino, tra pochissimo.
Siamo tornati insieme con pane al pane e vino al vino, restiamo insieme fino alle 18.30, quindi la possibilità per voi di continuare a telefonare allo 081 554 74 70 per dire la vostra sul Napoli, la possibilità di continuare a mandare messaggini o sms che dir si voglia al 368 72 54 495. Antonio da Casalnuovo mi saluta e mi dice che sulla Rai insomma stanno dicendo cose strane sul Napoli, vabbè, ognuno può dire quello che vuole. Ma senza Benitez, quando venivano Higuaín, Callejon, eccetera, 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 fiducia a Rafa, lo scrive Enzo. Questa è una cosa che però qualcuno dimentica. Carlo, credo che dovremmo subito prendere un difensore, un paio di centrocampisti per poi concentrarsi con calma per altri acquisti. Che ne pensi? Saluti, Ludovico da Casoria. Carlo, scusami, sono Luan, albanese di nascita, napoletano nel cuore. Mi capita spesso di difendere Napoli e il Napoli dai napoletani. Concludo dicendo, grande Carlo, forza Napoli e forza Napoli Calcio. Ricordati che qua è tutto più difficile, ma è tutto più bello al momento che si vince. Come si chiama questo amico? Luan, albanese, grande saggezza, complimenti. Torno al telefono, pronto? Carlo, ciao, buonasera, sono Antonio da Casoria. Ciao, buonasera a te, eccoci qua. Auguri di buona Pasqua. Anche a te, buone feste fatte. Anche se ho la sensazione che chi ha telefonato prima di me sia rimasto il casatillo sullo stomaco. Non lo so. O soprattutto sia arrivato al cervello, perché io che ho 36 anni e che a volte vado a rivedere i video di Maradona quando giocavo a Napoli, ultimamente proprio ho visto una delle tue tantissime interviste, ovviamente giovanissimo rispetto adesso, non è che mo si picchi, però ovviamente qualche capello bianco in meno rispetto adesso. E quindi voglio ricordare a questi personaggi che telefonano che chi fa il giornalista ed è tifoso del Napoli fa le critiche costruttive, non a discapito del Napoli, che se una critica diventa distruttiva, come tutti gli organi di informazione a Napoli, siti internet, che cioè i siti internet a Napoli non parlano del calcio giocato, parlano di Berami che litiga con il manager dealer, Insigne se ne va, Benitez se ne va, cioè ma noi così dove arriviamo? In Serie C o vogliamo vincere gli scudetti e le Champions League? Questa è la prima cosa. La seconda cosa, è chiaro che il Napoli non ha nulla più da dire, in questa cosa qui io sono molto arrabbiato perché i giocatori vengono pagati e vengono ovviamente hanno una solo la motivazione di essere pagati e di dare comunque esempio ai tifosi del Napoli, devono scendere in campo non come sono scesi due sabato, perché è una cosa che veramente dà fastidio a chi come il tifoso aspetta tutta la settimana per vedere la propria squadra giocare sempre agli stessi livelli. Ma sono d'accordo col fatto che il Napoli a questo campionato non ha nulla più da dire e la mentalità comunque deve essere migliorata, perché Reina non può permettersi dall'altra respinta di fare un passaggio così, perché è come fare il passaggio in diagonale all'area di rigore, cioè sono cose che sono elementari che non si fanno né mai né mai, anche perché davanti a lui non c'ha un giocatore. Cioè può succedere a qualsiasi giocatore perdere la palla proprio in quel punto specifico del campo. Hai sempre detto di Lamela, tu hai sempre parlato di Lamela come giocatore, e oggi ho sentito che ci potrebbe essere uno scambio di Pandev con Lamela al Tottenham, ma poi mi rispondi in diretta. L'ultima cosa e poi ti lascio: ho letto l'intervista di Malagò, che è il presidente del CONI se non mi sbaglio, giusto? Pronto? Sì, non ti sento più, pronto? Pronto? Ecco, adesso ti risento. No, ho letto l'intervista di Malagò. Sì. È presidente del CONI. L'ho letta anch'io. Il quale dice che il calcio italiano è un calcio che si è abbassato. È come se io ho un'azienda e dopo un anno di lavoro dico che la mia società fa schifo. Ma quando è che si vede capo in mano a questa situazione e vedono quello che devono fare per far sì che il calcio italiano ritorni a quello che è? Ti abbraccio Carlo, un bacio. Ti abbraccio forte forte forte. Beh, effettivamente il calcio italiano ha bisogno di svecchiarsi. Evidentemente in tanti hanno interesse che le cose restino così,
che la Juve riesca sempre a vincere, perché a Torino c'è il potere economico, che Milan e Inter, adesso che hanno ripianato la situazione, ritornino. Questo è il calcio italiano. Al calcio italiano non fa bene la rivoluzione di un imprenditore serio come De Laurentiis, al calcio italiano non va bene l'investitore straniero. Il calcio italiano deve far vincere sempre i soliti noti e sempre alla stessa maniera. Perché quest'anno si magnificheranno i probabili 100 punti della Juventus, 100 punti macchiati da tante inesattezze, errori o peggio ancora errori voluti da parte della classe arbitrale. Evidentemente a qualcuno sta bene così. Torno al telefono, pronto? Ciao Carlo, buongiorno, sono Danilo. Ciao Danilo, eccoci qua. Io dopo Radio Gol, pure qui ti devo, sono il solito albiniano che ti devo seguire dovunque. Grazie. Allora, no, niente, vabbè, parlando del campionato, ha ragione l'amico di prima. Vedere ragazzi scendere in campo senza ormai più un qualcosa da inseguire, senza quel mordente da molto fastidio. È chiaro. Però molto probabilmente stanno pensando soltanto alla Coppa, perché l'ultimo baluardo da seguire. Io la cosa che vorrei parlare con te, perché sei una persona schietta e le cose le diciamo sempre, a me non piace come si comporta Insigne in mezzo al campo. È vero, è napoletano, bisogna proteggerlo, non bisogna criticarlo, eccetera eccetera, è tutto giusto, è tutto vero, ma il fatto che si giri e guardi Benitez e gli dica anche una parolaccia, dopo che lo stesso Benitez fa uscire Higuain e Higuain arrabbiatissimo non apre bocca, Lorenzo Insigne, che ha tanto da imparare e deve imparare, non si può permettere di essere presuntuoso e arrogante in mezzo al campo. Non so tu come la pensi, è l'unica rabbia mia. Poi tutti a Roma e bisogna andare là a vincere, perché della Valle stanno con i pazzi. Ma noi stiamo ancora più pazzi di loro, quindi va bene. No, solo su Insigne volevo sapere. Ti rispondo. Ciao. Allora, io ho difficoltà ad entrare nello specifico dell'episodio al quale hai fatto riferimento, perché fai riferimento alla partita di Udine, perché non ho avuto modo di vedere l'immagine dove qualcuno addirittura ha scorto un labiale di Lorenzo Insigne. Fermo restando, andiamo un po' al di là dell'episodio, talune volte l'atteggiamento di Lorenzo Insigne in campo ha dato adito a critiche anche abbastanza feroci nei suoi confronti. Molte volte ha ragione, altre volte ha torto. Io credo che da Lorenzo, a giusta ragione, il tifoso del Napoli si aspetti qualcosa in più. Siccome Lorenzo è un campione, ai colpi del campione, e noi vogliamo vedere Lorenzo giocare da campione, è giusto che lui tiri fuori quanto ha di meglio al suo di dentro e ci faccia vedere sul campo le giocate di un campione, e non si lasci andare a questi atteggiamenti che non rendono onore a lui, non rendono onore a chi lo segue, e parlo di familiari e procuratori, che sono persone straordinarie. Noi da Lorenzo Insigne, a giusta ragione, pretendiamo di più. Ecco, questo andava detto. Torno al telefono, pronto? Buonasera Carlo, sono Tony da Napoli. Buonasera a te, eccoci qua. Carlo, io vi seguo da sempre, sono sempre un fan di TV Luna, e quindi credo che tutte le polemiche che vengono fatte, sai benissimo quanto è importante la gestione dei media oggi nel calcio, ma lo è sempre stata. Io credo che devo fare un'autocritica, diciamo sempre costruttiva. Io credo che in generale il livello dei media napoletani sia un attimino basso. Ti dico questo senza voler offendere nessuno, perché ci sono tantissime persone, giornaliste e colleghi, che lavorano ad alto livello e offrono
un servizio chiaramente di molto professionale, però è chiaro che c'è una strategia mediatica che certamente non è a favore del Napoli, questo possiamo dirlo. Questo mi fa molto dispiacere, perché vedo nelle altre città, senza fare un termine di paragone, le milanesi, la stessa Torino, c'è una difesa di quello, appena arriva il momento di difficoltà, chiaramente lì la gestione mediatica è sempre a favore della squadra. Questo invece mi fa molto dispiacere, a Napoli invece cerchiamo sempre di distruggere, ecco le voci Benitez va via, tanti giocatori che vanno venduti, e stiamo facendo il gioco chiaramente di una squadra che tende a vincere l'unico trofeo, che è la Coppa Italia, e che diciamo è la Fiorentina. Io, se mi permetti, volevo chiaramente focalizzare 5 punti, non proprio per rispondere a tutti i criticoni, i sapientoni. Innanzitutto io credo che il Napoli abbia fatto da sempre una strategia tesa ad innovare limitando i rischi. Se noi andiamo a guardare la politica che ha fatto il Napoli in questi anni, è stata l'unica società premiata dal fair play finanziario, che dir si voglia, è stata l'unica società che ha cercato di costruire una squadra vincente, non avendo appunto immobilizzazioni, uno stadio, un settore giovanile, la possibilità quindi di fare uno sviluppo commerciale serio, come ce l'hanno tutti i top club, e nonostante questo noi siamo da qualche anno a quel livello. E Benitez lo si critica, ma se pensiamo come si debba comportare un leader, a parte io vorrei vedere chi viene al posto di Benitez, Dio me ne scansi, perché io spero che Benitez sia il progetto, è il nostro progetto, cioè Dio me ne scampi se Benitez va via. Si è comportato, secondo me, nella gestione del team veramente da leader, ha fatto giocare tutti, ha dato la possibilità a tutti, e non mi vengano a dire il caso Cannavaro, perché quello è stata una situazione particolare. Poi valutare il mercato e fissare gli obiettivi realistici, il Napoli lo fa da sempre, cioè non possiamo parlare di giocatori che non sono nel nostro portafoglio, è inutile parlarne, andiamo a cercare giocatori funzionali al modulo e non distruggiamo, e quindi cerchiamo solo di imparare dalla concorrenza per poterlo abbattere. Questo è il mio messaggio, ti ringrazio e come sempre forza Napoli. Ti saluto. Bello poter ascoltare telefonate ricche di significato come l'ultima. Forza Magico Napoli, lo scrive questo amico. Carlo, perché non diciamo la verità? Amsic e Insigne sono due giocatori mediocri, e poi perché chi non è d'accordo con te dice che non è tifoso del Napoli? Non dico questo. Enzo, gol da Marianella, leggilo tutto. Infatti l'ho letto, non è come dici tu, mi dispiace. Io sono convinto che il pareggio di Udine è stato scelto, ma tu che sei più esperto, ma mi spieghi ancora la munizione di Mertens, quella di Mertens contro la Lazio è stata veramente da ridere, quella munizione. E ci siamo trovati con il giocatore diffidato che ha saltato la sferta di Udine, però pareggio scelto non lo capisco. Forza Lorenzo, ipocriti, criticate i napoletani, poi piangiamo se vanno via, vedi Cannavaro, lo scrive Enzo, quindi vi dividete come è giusto che sia su queste cose. Ciao Carlo, ma secondo te perché si insiste ancora su Gonalon? È più lento di Inler, a cosa serve qualitativamente? Io spero di no, è un salto in un muro. Francesco Dascauri, ex della Loggetta. Ti ricordo però che Gonalon è un obiettivo ed è un giocatore fortemente voluto da Rafa Benitez, quindi se ci fidiamo di Benitez, che lo insegue da diversi anni, un motivo dovrà esserci, perché è diventato il pallino del tecnico spagnolo. Torno al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Enzo, siamo da Cercola. Ciao Enzo, buonasera. No, io stavo seguendo, poi ho avuto modo di ascoltare la telefonata di prima. Sì. Mi trovavo d'accordo su parecchie cose che ha detto il telespettatore di prima, solamente su una cosa, cioè se noi dobbiamo rispettare questo famoso fair play finanziario, sì, è giusto che sia così, però ci dobbiamo anche a un certo punto poi, secondo me, rassegnare, cioè quella è la nostra dimensione, noi non potremo fare quel salto di qualità una volta per tutte, cioè competere veramente con dei club più forti, cioè io dico una volta per tutte lottare veramente per il titolo,
andare a fare la Champions e andare avanti e non sempre, cioè, fermarsi poi a un certo punto del cammino. È successo, quest'anno siamo stati sfortunati a non passare il turno, però anche se l'avremmo passato, diciamoci chiaramente, con squadre come Bayern Monaco, Chelsea, lo stesso Atletico, cioè io dico, allora se questa è la nostra dimensione va bene così, ma se no ci vogliono investimenti, Carlo, ci vuole un presidente che abbia un po' più di coraggio e dica vabbè, proviamoci, non lo so, ma va bene. Questo è tutto, grazie. Ciao. Però io prima, quando ho iniziato il discorso con gli amici, ho ricordato che il Napoli è per il quinto anno consecutivo in Europa. Sto andando a mente, credo che, aspettiamo la fine del campionato per poterlo dire, credo che in Italia non ci sono squadre che per cinque anni consecutivi sono andate in Europa. Questo ci deve far capire, insomma, che il Napoli è lì, è in alto, e quindi quando sei in alto, prima o poi qualcosa di importante vinci quando resti lì in alto. Tra i nomi che si fanno come vice Higuain, chi ti piace? Secondo te Fernandez ha fatto un bel campionato, perché con Mazzarri non giocava così? Sì, su Fernandez sicuramente ha fatto un bel campionato. Vice Higuain, ce ne sono tanti di nomi, poi vedremo quello che deciderà la società. Ma perché si critica Insigne? Forse è l'unico che si spacca per tornare a difendere. Effettivamente, Lello da Scafati ci saluta, dice Napoli unica fede. Carlo, mi chiedo perché si critica l'eventuale acquisto di Gonalon se poi è la prima scelta di Benitez. Perché non ci fidiamo di questo signore che ci sta facendo divertire? Ciao Rosario Nicolò, ed è quello che dicevo poc'anzi. Poi Vitale da Pozzuoli scrive: non pensi che è meglio lottare ogni anno per i tre posti che vincere una sola volta? Complimenti per la competenza. Quando lotti per vincere, poi prima o poi vinci. Saluto la famiglia Savarese da Motta Visconti, li abbraccio forte. Nel Napoli al momento mancano quei leader, quei calciatori che nello spogliatoio fanno capire e caricano con grinta la squadra. Giocatori che fanno capire la rivalità che abbiamo con certe squadre e la grinta di noi tifosi, che vogliamo giocarcela alla grande, anche con le piccole, lo scrive Luigia. Torno al telefono, pronto? Pomeriggio Carlo, buon sì. Martedì 22 di aprile, sono Mario. Ciao Mario, ciao, buona. Innanzitutto, ciao. Pane al pane, vino al vino, sì. Frase più giusta, insomma, no? Mi era venuta proprio una cosa prima di parlare dell'argomento calcio, ma è una frase biblica, no? Sappiamo che insomma una frase biblica, pane al pane, vino al vino, sì, no? Infatti. Ecco, vorrei capire un po' cosa significa, perché tutti diciamo pane al pane, vino al vino, ma non ne sappiamo il significato. Ma il significato è un modo per dire, diciamo le cose così come stanno, senza mistificazioni, quindi diamo il pane al pane, e dividiamo le due cose, il vino con il vino, il pane con il pane, per dire, cioè, diciamo le cose così come stanno. Senza scendere a compromessi. Esattamente, proprio così, bravissimo Marco, perfetto. Va bene Carlo, innanzitutto complimentissimi sempre, veramente, lo sai, sono grazie, grazie. Complimenti che estendo a te, a tutta Tele Luna Napoli e ad Angelo Pompameo, che fate veramente un lavoro straordinario, lo fate con un amore enormissimo. So che grazie. Ci sono tantissimi progetti, ma non anticipiamo niente, però, perché insomma poi sarà il pubblico a scoprirlo da soli. Va bene. Tornando a parlare del calcio, voglio dire due cose. Innanzitutto, cioè, analizzando anche la partita di sabato scorso, sì. Beh, io dico questo, l'1-1 d'accordo, però io, sai, guardando la partita, Carlo, anche ascoltando i commenti di Anna e di Nicola, che peraltro voglio salutare, sì. Anna Di Chiara e Nicola Alfano, bravissimi e straordinari, davvero, io dicevo tra me e me, Carlo, lo dico proprio in tutta sincerità, però quel 2-1 si poteva anche fare, perché insomma sicuramente il 2-1 per il Napoli poteva essere un esempio importante, una vittoria che comunque andava benissimo, no? Andava assolutamente a pieno titolo, diciamo così, e quindi un titolo che però
ci dobbiamo però abbattere, perché è pur vero che i primi casi sono difficili da affrontare per una squadra come la nostra, Carlo, perché sono difficili, però insomma sappiamo che con tutta la forza che possiede il Napoli ce la farà di sicuro, non solo ad affrontare la partita dell'Inter che ci aspetta sabato sera, ma soprattutto la Coppa Italia e poi via via tutte le altre, i preliminari, anche la Supercoppa Italiana, che non è quella, non è, Carlo, certamente da sottovalutare. Va bene, speriamo bene, io ti auguro ogni cosa positiva, seguici sempre e buona serata, ciao amico mio. E allora, ci fa sempre molto piacere la telefonata di Mario. Messaggi. Ciao Carlo, sono una grande tifosa del Napoli. Voglio dire che sono nauseata da tutte queste critiche gratuite. È vero che abbiamo perso dei punti per strada, ma abbiamo fatto anche tante belle partite. Il merito del nostro grande allenatore vincente. Poi voglio anche dire che ci sono troppi gufi e mi scuso se a questo proposito ne cito uno, però io non lo cito, che non fa altro che parlare male del Napoli. Complimenti a te e a tutta TV Luna, Daniela da Napoli. E questo è il messaggio che andava sicuramente letto. Sturridge, fenomeno, indovinate chi l'ha portato a Liverpool? Rafa Benitez, Soloni e Gufi, parlate senza sapere, mister è grande, Sturridge lo ha portato Benitez. Ma lo spogliatoio, secondo te è unito? Me lo chiede Antimo, assolutamente. Carlo, sono convinto che la tecnologia nel calcio non la vogliono i vertici, si vedono cose aberranti ed è palese che si vuole pilotare. Ciao, Cristian Nicolò. Pronto? Carlo, sono Antimo. Ciao. Da poco finito di leggere il mio messaggio, mi ha mandato vari messaggi. Eccoci qua. Uno, finalmente riesco a parlare con te, è un onore per me. Mi fa piacere. Senti, a parte che ti seguo sempre per l'amor del cielo, perché senza vino la trasmissione, cioè la telecronaca del Napoli non è Napoli. Grazie. È tutto. Senti una cosa, io ti volevo domandare una cosa, visto che Benito, per me Benito è stato solo elogiato, i criticoni che dicono noi dovevamo combattere per la Champions, cioè dovevamo andare avanti con la Champions, non abbiamo la squadra più forte della Juve. Secondo me, per come siamo arrivati al terzo, per me è il massimo che potevamo fare, perché rinnovando la squadra, poi fa parte dell'intelligenza tecnica, diciamo così, rinnovando la squadra, cambiando modulo, per me arrivare terzo, per me è stato il massimo, è un ottimo traguardo. Però quello che non capisco io, quando Benitez ha criticato Insigne, per l'amor del cielo, tutti possono, la critica è sempre costruttiva, ha criticato Insigne che non ha passato il pallone a Cagliacco. Ma quanti sbagli hanno fatto Cagliacon, Higuain, però tutto si è messo a tacere. Cioè quelli che ha portato lui non ti discute. Oppure Reina, perché non ha detto, non ha criticato Reina, che ha detto Reina non è solo il primo errore che ha fatto, a zero, è vero, ha salvato varie volte la partita, e me Reina dovrebbe restare a vita a Napoli. Per la mondo, io questo che non arrivo, perciò ho inviato il messaggio, ma lo spogliatoio è unito, perché poi ho notato una cosa. No. Non so, se l'hanno dato pure, cioè i passaggi Mertens, Cagliacon, Higuain alla divinità, però a Insigne non gli passano mai la palla, questo hanno dato, ma non lo so, oppure Cagliacon, Insigne, Bersa, non è a Madrid, si trova una occhi chiusa e tutto, però con Insigne zero, non lo so se ne ho visto io sbagliato oppure... Adesso ti rispondo in diretta, grazie per sempre per la telefonata comunque. Ciao, grazie per la telefonata, ti rispondo in diretta. Io ho questa frase captata a bordo campo, questo labiale di Benitez, insomma, sono frasi che si dicono al momento, facciamo una valutazione ampia, non c'è malessere, non c'è malumore, anzi c'è un gruppo straordinario, tra l'altro Insigne è un ragazzo che si fa voler bene da tutti, quindi non cercherei scheletri negli armadi, qua non ci sono né scheletri e né armadi, quando le cose non vanno bene allora si cerca sempre il pelo nell'uovo, qua vincere aiuta a vincere significa che quando le cose vanno bene si crea un grande gruppo, gruppo che sarà
rincompattato nella sua unità proprio in vista della grande finale di sabato 3 maggio. Però credo che questo veramente non sia un problema, non ci sono partiti, non ci sono clan nello spogliatoio del Napoli, non ci sono gruppetti dove ognuno tira acqua al proprio mulino, no, questo mi sento assolutamente di escluderlo. Anche lo spogliatoio del Napoli ha subito, tra virgolette, il passaggio tra una gestione, quella di Mazzarri, all'altra, quella di Benitez. Si sono persi dei punti di riferimento, vedi per esempio anche la cessione di Cannavaro, la cessione di De Santis, un altro che si faceva sentire nello spogliatoio, insomma un piccolo terremoto c'è stato, questo non lo si può certamente nascondere, non lo si può neanche sottacere. Un piccolo terremoto c'è stato, però si sta costruendo, si è costruito, si continuerà a costruire anche la prossima stagione. Pronto, l'ultima telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, sono Tony da San Migliano. Ciao Tony, buonasera, eccoci qua. Volevo fare solo due affermazioni. Sì. Riguardo, tu hai detto gli ultimi 5 anni... solo in Napoli, sì. Anche il Milan ha no, fatto le attenzione, coppe. Il Milan quest'anno non va a nessuna parte, perciò ho detto aspettiamo la fine del campionato. Finalmente, Astafa Maronna non va a nessuna parte. E perciò? Il napoletano l'ho detto. Bravo, anch'io. Però volevo fare solo una domanda sul mercato, ho sentito sulla Rai, sì. Riguardo lo scambio la Mela, Pandev e poi Insigne in Inghilterra, Benitez se... va a allenare la Spagna, quanto è vero questa cosa? E poi quando ci fa vincere questo presidente? Un piacere Alvino, tu che lo vedi, ma che giudice? Ma questi terzi posti, secondi posti non rimangono nella storia, lo scudetto rimane nella storia, per piacere, grazie. Ciao, ti saluto, sicuramente lo scudetto ti fa rimanere nella storia, su questo non c'è alcun dubbio. Il Napoli si attrezzerà per vincerlo questo scudetto. Su questi movimenti di calciomercato sono tutte notizie che provengono dall'Inghilterra e devo essere sincero, notizie che arrivano dall'Inghilterra non hanno mai grande fondo di verità. Su Benitez alla Spagna mi sento di escluderlo categoricamente, non c'è nulla di vero. Su questo scambio Pandev la Mela, ho difficoltà a crederci, vedendo un po' anche quelle che sono le età e le aspettative dei due calciatori, il costo dei cartellini dei calciatori, l'ingaggio dei calciatori, quindi ho grosse difficoltà a crederlo. Che invece ci sia interesse da parte di qualche club inglese su Insigne, beh, questo sicuramente risponde a verità, non è una notizia degli ultimi giorni, notizia già circolava l'anno scorso. Ci sono almeno 2-3 società inglesi che stravedono per Lorenzo Insigne, ma ripeto, non è sicuramente un mistero, il giocatore è bravo ed è logico che su questo giocatore ci siano occhi anche di altri club, non solo italiani, ma il Napoli se lo tiene stretto. Grazie per averci seguito anche oggi, pane al pane, vino al vino night, domani a partire dalle ore 21, ovviamente in diretta su TV Luna, domani si ricompone la coppia delle gare del Napoli, ci sarà con me Angelo Pompameo per rispondere alle vostre domande e saremo in diretta da uno dei posti più belli in assoluto della città di Napoli, saremo dinanzi al Museo di San Martino, avremo praticamente Napoli ai nostri piedi, la città più bella del mondo ai nostri piedi, già questo insomma vi darà la possibilità di vedere qualcosa di straordinario per chi conosce Napoli e magari anche per chi non la conosce. E poi mercoledì ritorna pane al pane, vino al vino nella sua collocazione più classica delle 17:30. Ciao a tutti e forza Napoli!